L'associazione culturale Big Match presenta la seconda edizione di Donne Summer dal 16 al 23 giugno a Teramo. Donne come protagoniste del solstizio d'estate, interpreti principali dell'evento che si articolerà nei luoghi della città di Teramo e della provincia. La Fondazione Tercas come sostiene questa bellissima iniziativa? Sì, la Fondazione Tercas per il secondo anno sostiene questa iniziativa. L'anno scorso in realtà è stata concepita in fase embrionale e la Fondazione l'ha subito abbracciata perché ritiene che la Festa della Musica, che noi sappiamo è a livello nazionale un appuntamento molto importante, possa esserlo anche per Teramo. Già l'anno scorso c'era stata una protagonista donna che aveva accolto il successo del pubblico, insomma siamo stati particolarmente contenti quest'anno di riproporlo. E il 19 pomeriggio, nell'arco di questa settimana tutta dedicata alla musica, ci sarà un'altra ospite, una donna, Amalia Gre, che verrà ospitata nel nostro cortile a Palazzo Melatino. La donna viene posta al centro della manifestazione e tutto il programma, con i vari generi musicali, dal jazz al rock, dal folk alla classica e al pop, sarà dedicato a voci, musiciste e compositrici femminili. Inoltre quest'anno Donne Summer vuole contribuire a sostenere attraverso il linguaggio universale della musica e dell'arte la cultura del rispetto e dell'incontro e dire il suo no alla violenza sulle donne. Un messaggio di impegno civile, ed in particolare Donne Summer non poteva ovviamente che schierarsi assolutamente contro la violenza alle donne. Questo cosa significa? Significa che anche attraverso questi momenti che saranno di grande intrattenimento, di emozione, che saranno momenti di condivisione, di musica e di performance straordinarie, dobbiamo tutti tenere alta la consapevolezza che c'è un problema e che questo problema va risolto unendo le forze e affidando a grandi manifestazioni come la Festa della Musica appunto un messaggio di impegno e appunto di collaborazione. L'edizione Donne Summer 2018 incassa anche il contributo scientifico dell'Istituto Zooprofilattico Caporale di Teramo. È un evento che intreccia più culture e quindi la cultura scientifica, eccellenza di Teramo, era giusto che ci fosse e che partecipasse a questa manifestazione. Il titolo è un titolo attuale perché la straordinaria intelligenza dei microbi è come i batteri agiscono sugli alimenti e come poi agiscono sulla salute umana, quindi un giusto mangiare, un giusto cibo aiuta anche la salute e quindi previene le malattie. Noi abbiamo dei campi di ricerca in istituto su questo tema molto importanti e molto avanzati, era giusto far conoscere questi risultati.